E qui devo dire l'atmosfera si sale sempre di più perché abbiamo il premio alla migliore locandina. Per annunciare questo premio mi voglio avvalere della complicità di un'attrice siciliana, Guia Jelo. Ci sei? Eccola, Guia. Amatissima a Catania e non solo, devo dire, per le sue tante interpretazioni di cinema nelle fortunate serie televisive, ma anche a teatro, anche in questo teatro, Guglia, vieni, conoscerai Questo? benissimo le tavole di questo Beh, guardiamo palcoscenico. l'orologio, eh? Quanti minuti? Mettiamo il timer. Buonasera. Sono qui e sono nella sottoveste di attrice, perché invece nella grande veste di... Lei è un'attrice? Abbiamo pure lavorato Sì, io insieme, volevo mannaggia. dire che Antonella Salvucci, solo come dice il suo nome, Salvucci, qua... Una potessi dire Salvuzza, Salvuzza è Bedda. veramente brava e io faccio i complimenti No, non l'ho chiamata per a l'autopromozione, vi assicuro. Stefania di averla scelta per 10 anni di seguito. Io devo dare un premio alla migliore locandina, ma il premio, sto cercando di parlare all'altezza di questa, della nazionalità del festival. Cioè, avete scelto bene perché io sono fissata con le locandine, perché sono quelle alla fine che sempre, come sono scritta nelle locandine? Che c'è nella fotografia? Quanto è grande il mio nome, Sì, a vabbè, no, non volte. solo, ma comunque è una cosa carina. Ho detto, vediamo a chi mi fanno dare il premio. Ci tenevo, l'ho chiesto io di venire qui. Io sono una persona umilissima. Allora, ho 60 anni e a Viva la quarantena. sincerità, parte l'applauso. Tutte le attrici Allora, calano l'età e lei invece quasi aumenta. ieri sera c'era una fuda, ora c'è una mezza fuda, no? Non lo so, perciò una dice, forza Catania, sono catanese qua, stupicca, quindi... No, perché volevo spiegare a questi dei trailer qua, no? Due cose e poi me ne vado, perché Stefania sta guardando No, l'orologio. no, aspetta, aspetta che poi Due cose consegnerai il veloci, premio. veloci, veloci. Allora, intanto che è bellissimo questo festival e quest'anno mi piace ancora di più perché quest'anno ci misura proboscide, che l'altro anno non c'era e quindi è più carino. E poi mi piace in generale perché poi alla fine cosa succede? I film non ve li vedete, non si vedono, non si vede nudo questi film, però i trailer sì e quindi vanno premiati, vanno È attenzionati perché perché sono si più fanno un lancio veloci, più così. incisivi, no? L'ho detto con amarezza, non è partita nella risata, nell'applauso. Ultima cosa, qua ci sono state delle eminenze della celluloide che manco potete immaginare. Sono saliti ieri sul palco cose di impazzire, sedute lì accanto a me e stasera ce ne sono altrettante eminenze. Ma il pubblico catanese non li conosce perché non c'hanno i volti. Quindi a Pavvenere, Pieraccioni, chi ti più conosciuti, no? I più Peccato. commerciali, poi Cioè, c'è chi fa un certo dovrebbero fare cinema più porta a d'élite di qualità, porta, sì. dovrebbero andare a porta a porta, a Costanzo Show, a qualche cosa così per Allora, farsi conoscere. contattiamo Bruno Vespa, chiederemo la Perché direzione. sono la nostra vita. Allora, do questo premio e No, prima ringrazio di dare il Catania. premio noi ci spostiamo da questa parte, Sì, insieme a me per viene a vedere la vedere locandina. le nomination di questa edizione.
nella lista si aggiudica il premio Miglior Locandina 2012. Chiamo i vincitori: Riccardo Fidenzi, Maurizio Ruben, Art Director di Interno Zero Comunicazione. Eccoli che ci raggiungono, Riccardo Fidenzi, Maurizio Ruben, che hanno realizzato questa locandina divertentissima, coloratissima. Da cosa siete partiti? Quali erano i punti cardine per poi sviluppare il lavoro? Beh, siamo partiti dal fatto che era un piccolo film, un film di un esordiente in realtà, che era una commedia intelligente, che parlava di un'epoca che sembra lontana, gli anni 70, insomma, però un'epoca difficile, ma allo stesso tempo piena di anche voglia di divertirsi, un'epoca colorata, e quello abbiamo cercato di fare e di restituire, insomma. Beh, ci siamo ispirati a un fumetto dell'epoca, i Freak Brothers, non so se qualcuno se lo ricorda, e vabbè, io vorrei ringraziare il Festival Stefania Bianchi, ma un ringraziamento all'illustratore, all'illustratrice del manifesto, Donatella Bazzucchi, che collabora con noi da diverso tempo ed è il segno più frequente e che usiamo con molto piacere. Grazie a tutti. Ecco che arriva il premio, a consegnarlo sarà Guglia Aiello. Tra l'altro, Guglia, tu sei il supervisor anche della Film Commission, insomma, vuoi aiutare le produzioni? Darò una mano con grandissimo slancio di generosità nei confronti di tutti quelli che aiuteranno Catania e porteranno il cinema a Catania. Farò di tutto, sarò buonissima. Ci tengo molto, ti ringrazio per averlo ricordato. Da quest'autunno mi metterò all'opera per la Film Commission. Contiamo su di te. Ringrazio il Comune di Catania di avermi dato questo incarico a cui tengo molto. Guglia Aiello, consegna. Io sono felice di dare questo premio perché mi rappresenta. Ricordatevi di me perché Uli Ociu e vi porterà fortuna. Sono commossa e contenta perché ho ricevuto tanti premi minori, per carità, ma mai ne ho dato uno. È la prima volta che do un premio e ne ho ricevuti tanti. E quindi a tutti e due ci mettiamo al centro per la foto? Ecco, no, al centro, Guglia, in mezzo ai due art director di Interno Zero Comunicazione. No, mi metto di dietro perché è vostro il premio. Ubeggio Uli Ociu. Continuano le gag e continuano i flash per il premio Miglior Locandina Italiana. Complimenti. Grazie Guglia, grazie a Interno Zero. Un omaggio floreale, Guglia, non scappare. Grazie, lo porto a mia mamma. Grazie, i ciuri.